Ciao a tutti, benvenuti a Coffee Break che vi ripropone ancora una puntata dedicata allo sport. Abbiamo due ospiti d'eccezione, è una parola abusata ma sono veramente ospiti d'eccezione. Dire che sono delle promesse oramai è più che scontato perché sono delle realtà assolute. Due giovanissimi atleti, campioni di una disciplina particolare che è la ginnastica aerobica agonistica, ovviamente a loro livello. Chiara Milone, benvenuta Chiara. Grazie. Appena 16 anni. Davide Nacci, appena 17enne, fra l'altro Chiara, auguroni, oggi è il tuo compleanno, grazie. Auguri di cuore. E Davide Nacci, 17 anni, con un palmarès degno, se vogliamo, siccome di recente abbiamo assistito a un evento sportivo straordinario, Davide Nacci può essere sicuramente il Dybala della, della ginnastica aerobica. No, speriamo, senti... magari. Ti sei esaltato ieri sera, immagino. Ieri sera diciamo che come mi hanno sentito dai Galepola. Come quando ti esalti per le tue gare, medaglia d'oro a squadre qualche anno fa, medaglia d'argento adesso in Spagna qualche giorno fa, immagino. Cominciamo con Davide perché a Chiara voglio dedicare un po' più tempo perché è il suo compleanno, quindi merita anche un tipo di attenzione particolare. Continuiamo con questa ironia sul calcio, se vogliamo. Ti sei esaltato come quando ti esalti per le vittorie? No, sicuramente è tutto diverso. Beh, diciamo che sì, sono stato molto contento per questa vittoria perché comunque ci tenevo, mi sono allenato tanto. Sarebbe potuto andare anche meglio se non avessi fatto un piccolo errore in qualificazione. Avrei potuto sicuramente vincere. È andata così, la prossima volta cercherò di migliorarmi comunque. Tu fai gare ovviamente a livello internazionale con la nazionale italiana di ginnastica aerobica. Nel 2015 affermazione a squadra, medaglia d'oro nella tua disciplina particolare, poi sei stato medaglia d'argento in Portogallo, di recente a Guadalajara in Spagna. I paesi iberici ti portano particolare fortuna, immagino. Vedo di sì, perché tra Portogallo e Spagna diciamo che è andata abbastanza bene. No, comunque avevo partecipato anche a un altro Open in Bulgaria, fuori dalla zona iberica diciamo, e no, era andato bene anche quello, come prima gara internazionale in assoluto era andato anche bene quello, quindi diciamo sì, la zona iberica mi porta, la penisola iberica mi porta fortuna, però ci metto del mio, diciamo, dai. Forse era superfluo aggiungerlo perché chi conosce questa rubrica sa perfettamente che è dedicata a giovani realtà della nostra città di Ostuni. Dunque Davide e Chiara sono ostunesi, due ostunesi di prestigio, perché le loro affermazioni fanno non solo onore e merito a questa città, ma siete anche la bandiera non solo sportiva ma come età di questa, della cultura sportiva della nostra città. Però io, avendo un'età abbastanza avanzata, non ricordo atleti della vostra disciplina nel nostro territorio a questi livelli. Quindi come nasce questa vostra storia? Veramente nasce circa un 13-14 anni fa, quando ho aperto questa società, il Laboratorio del Benessere. E diciamo che io sono stato il primo atleta che ha avuto il Laboratorio del Benessere. Per questo quindi non ci sono state persone precedentemente, perché diciamo... io ho aperto la palestra, dico sempre che come ho aperto la palestra io ero già dentro, e perché tutto grazie a mio fratello, perché mio fratello ha iniziato, io ero troppo piccolo, avevo tre anni sì e no, e ha iniziato mio fratello con la ginnastica aerobica diciamo amatoriale, e a me è piaciuto vederlo, quindi mi interessava e ho deciso di provare. Ho iniziato e da lì poi non me ne sono più andato perché sto ancora qui tuttora e spero di restarci per un bel po'. Senti Davide, voi siete ginnasti, voi ginnasti siete atleti a tutto tondo perché avete anche uno sviluppo muscolare e fisico particolare, a differenza di altri sport che allenano determinate fasce muscolari, la ginnastica aerobica in particolare. La domanda in pratica è questa: siete preparati per qualsiasi tipo di sport? Perché poi dopo insistere solo con la ginnastica, quando alla tua età magari sappiamo benissimo che calcio, basket, pallavolo e altro stanno lì dietro la porta ad aspettare? Perché insistere con la ginnastica? Perché si nasce con la passione, secondo me, cioè quando la passione
ti porta su una cosa, è difficile staccarsi. Molte volte, tipo, non mi ricordo, un mesetto fa abbiamo finito il corso di nuoto con la scuola, avevamo un corso di nuoto con la scuola, mi avevano detto che potevo essere benissimo un nuotatore, solo che ho detto se volete dovete aspettare che finisco di fare ginnastica, perché per me arriva prima di tutto quella, poi il resto si vede, si vedrà dopo. Mi dicevi prima di cominciare questa registrazione che nella fase pre-gara, qualche giorno prima delle gare, incentivate l'allenamento tutti i giorni, addirittura doppio allenamento, forse per una questione anche anagrafica. La domanda è sempre la stessa, ma non è mai banale. Il tempo per studiare, per fare altre cose? Io dico sempre che volere è potere, perché proprio come ho detto prima, grazie alla passione si fa tutto, perché se a me mi dicessero un giorno non devi andare in palestra perché devi studiare, ci metto tutto l'impegno per finire prima i compiti e andare subito in palestra, perché per me ormai è diventata la quotidianità, non riuscirei a stare senza, diciamo quasi. E veniamo a dedicare lo spazio che merita Chiara, ancora tanti auguri Chiara per i tuoi 16 anni, un'età straordinaria, bellissima, anche sotto allenamento è straordinaria l'età. Come festeggerai intanto, come festeggi stasera? Con gli amici stasera. Amici anche del gruppo? Certo, ovviamente, sono parte fondamentale ormai. Quindi ci sono anche delle amicizie che vanno oltre l'allenamento eccetera, che poi nella vita vengono mantenute. Il tuo approccio invece alla ginnastica aerobica com'è stato? Qual è stato e a che tempo risale? Ho cominciato più o meno all'età di 9 anni, precedentemente in realtà la praticavo a livello amatoriale e ho iniziato così per gioco, poi mi è piaciuto sempre di più, continuo ancora adesso. È importante cominciare per gioco, no? Perché sì. Leggiamo storie di genitori che pressano i ragazzi per fare. Invece no, in realtà i miei genitori non mi hanno mai messo pressione nel praticare sport, hanno sempre pensato che dovesse essere sempre una mia scelta e l'ho fatto sempre liberamente. Non ti hanno messo pressione, però immagino dopo i risultati che riesci a ottenere tu come Davide, l'entusiasmo, non riescono a mascherarlo più di tanto. Che cosa ti dicono? Cioè la cosa più bella che ti dicono soprattutto loro, oltre che gli amici, qual è stata? Qual è? I miei genitori mi dicono sempre di continuare, di dare sempre il meglio di me e fin quando potrò riuscire cercare di dare sempre il massimo. E per quanto riguarda il discorso che facevamo prima con Davide, lo studio, tu sei una liceale, al secondo anno del liceo scientifico, risente un pochino di questo impegno agonistico, no? A scuola vado comunque bene e riesco sempre a conciliare i miei compiti, lo studio e non ho problemi. Ormai ogni giornata è organizzata in base a tutti gli impegni che ho e riesco a incastrarli benissimo. Il vostro mito qual è? Perché non sono molto addentro a questa disciplina. La nazionale italiana è una delle più forti, immagino, a livello europeo o a livello mondiale, ma ci sono dei miti, delle figure femminili, nel tuo caso, a cui ambisci, qualche atleta particolare? In realtà in Italia ce ne sono tante. Italiane, diciamo che al momento la più forte, a mio parere, è la Castoldi. Però diciamo che in palestra ho anche un punto di riferimento, che è Davide, quindi sicuramente è un punto di riferimento anche lui. Senti, ma anche in questa disciplina le slave russe, slovene, bulgare sono forti ancora oppure? Sì, le bulgare, le rumene, ungheresi, spagnole hanno tutto un buon livello. Oh, che cosa accade quando vi esibite, nel tuo caso ancora a livello nazionale mi dicevi, e immagino che tra un po' comincerai anche la carriera internazionale, gli spostamenti, si riesce a familiarizzare anche con le altre atlete, ci si scambia anche qualche? Sì, magari avendo a volte delle categorie in cui siamo rivali, riusciamo comunque a gestire i rapporti, magari anche con i vari incontri instauriamo amicizia e molto spesso ci diamo anche l'in bocca al lupo. Diceva Davide che il laboratorio del benessere ha portato questa disciplina ad Ostuni, sarebbe bello svilupparla ulteriormente. Che cosa ti capita di dire alle tue amiche magari che non praticano
questo genere di sport, non solo per invogliarle, ma anche per parlare di, della tua esperienza, che come, come la promuovi questa esperienza? Io credo che lo sport sia uno stile di vita e ti formi non solo fisicamente, ma proprio dal punto di vista mentale e psicologico. E, diciamo che è un prototipo di come è la vita, le sue difficoltà, i periodi difficili, i periodi di gioia, che poi alla fine sono veramente brevi, perché i momenti di felicità sono veramente corti. E, come la, cioè, alla fine è proprio così. È naturale, come sei tu. Hobby, vi rimane il tempo per coltivare qualche hobby, Davide? Sì, diciamo, cioè, abbiamo, come ha detto Chiara, abbiamo il tempo di organizzare tutta la nostra giornata. Se in caso abbiamo da fare qualcosa, oppure io come hobby ho le amicizie, diciamo, perché mi piace uscire con i miei amici. Perché altri hobby, la palestra la potrei definire un hobby, ma per me ormai è diventato come un lavoro. Perché però è un lavoro che mi piace, che mi piace fare. Quindi sì, comunque abbiamo tempo per hobby. Hai detto una gran bella cosa, il mio hobby principale sono le amicizie. Non sentivo questa frase, forse non l'ho mai sentita, l'ho letta forse in qualche libro, ma non l'ho mai sentita da un ragazzo della tua età. Veramente complimenti. Cioè, coltivare l'hobby dell'amicizia è una cosa straordinaria. E in che cosa consiste? Cioè, quando ti incontri con gli amici, non solo amici di palestra, ma anche amici di scuola e di altro genere, cioè come passate il tempo? Che cosa vi piace fare insieme? Noi diciamo che di solito andiamo un po' così come ci viene. Possiamo venire a un bar, parlare, poi comunque se ci sono gli amici di scuola è un conto che li vedo tutti i giorni, però io ho anche amici tipo, che ne so, al liceo classico, al liceo scientifico, che non li vedo tutti i giorni, poi con l'impegno della palestra non li vedo magari per 2 settimane, 2 o 3 settimane. Quando ci vediamo magari ci veniamo a prendere un caffè o una cosa e stiamo a parlare tutto il tempo di come va, come non va. E poi comunque ci diamo il tempo di diventare giovani, perché siamo tutti piccoli dentro e magari con i giochi, con PlayStation, passiamo un po' di tempo. Tu mi hai detto che hai un fratello più grande che ti ha portato a fare questo sport, hai dei genitori sicuramente all'altezza, sensibili per averti agevolato a praticare. Questo è fondamentale, avere anche questa situazione familiare particolare aiuta molto, immagino. Sì, io per fortuna ho una famiglia che mi sostiene, che diciamo mi supporta sempre nel bene e nel male, mi supporta sempre. E per esempio, diciamo che cercano di venire quasi sempre a ogni gara, perché loro ormai sono stati contagiati da me, posso dire io, perché la mia passione ormai è entrata anche a loro, ormai è diventato per loro un punto anche di sfogo ogni tanto, di liberazione, perché magari dai pensieri giornalieri, delle cose, magari si vengono a vedere una gara e staccano e pensano magari a divertirsi, a stare anche in compagnia con il resto dei genitori della palestra. Chiara, tu sorelle, fratelli? Sì, ho un fratello più piccolo. Fratello più piccolo, di parecchio più piccolo? 5 anni. Ah, quindi abbastanza piccolo, però che comunque già apprezza, immagino, quello che tu fai. Sì, è un tuo fan, diciamo, no? Di sì. Spera sempre che io vinca, ovviamente, poi naturalmente. Senti, tu invece, ne abbiamo già parlato prima, oltre ad aiutarti eccetera, condividono con te anche gli impegni eccetera, si discute in famiglia. Mi accompagnano dappertutto, già solo il fatto di accompagnarmi in palestra ogni giorno. Magari a volte per loro è più difficile venire a vedermi alle gare, però cercano di esserci comunque. Mi sostengono sempre, fanno alla fine i sacrifici che faccio io, li fanno insieme a me. Forse è una domanda che non dovrei fare a voi, ma la faccio comunque. È uno sport dispendioso a livello economico, la ginnastica aerobica, oppure è, diciamo, accessibile quasi a tutti? Diciamo che noi paghiamo le nostre trasferte, che a volte comprendono più per notti, due, e paghiamo l'ingresso al palazzetto e comunque anche la quota d'ingresso, e naturalmente le attrezzature, gli abiti, nel senso di body e scarpe. Sì.
diciamo che come qualsiasi altro sport normale, le spese giuste, anzi non è comunque uno sport elitario, tutti possono praticarlo. Quali sono i prossimi obiettivi adesso? Che cosa vi aspetta tra qualche mese? Non so, tra qualche spero solo che la prossima gara vada al meglio. Abbiamo il campionato interregionale fra circa 2 settimane. Dove lo fate? Si svolgerà a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Ah, a proposito, un'altra domanda importante. Vi esibite chiaramente per cioè, le ragazze o è un discorso abbinato? No, in realtà le gare sono miste, cioè vi sono sia maschili che femminili, quindi in una categoria vi possono essere partecipanti sia maschili che femminili. Per quanto riguarda, diciamo, qualche amico che vuole o amica che vi sta seguendo e vuole approfondire il vostro discorso anche con esempi vari, c'è qualche sito particolare, il Laboratorio del Benessere, non so se è un sito dove approcciare anche questa disciplina? Su Facebook c'è la pagina della Federazione di Ginnastica Italiana, anche la pagina della nostra società, il Laboratorio del Benessere, e c'è anche il sito della Federazione di Ginnastica Italiana dove vengono pubblicati tutti i risultati e le classifiche. Bene, io direi che possiamo anche, è stata piacevolissima questa conversazione, chiudere qua, perché fra l'altro con voi in particolare è veramente un prossimamente, perché sono convinto che magari non certo in questa rubrica ma in trasmissioni anche più impegnative a livello nazionale, intervistate da qualche giornalista nazionale, di qualche rete nazionale per i vostri risultati, me lo aspetto, però mi farebbe piacere anche ospitarvi qualche altra volta, quindi sono sicuro che con voi è un prossimamente. Chiara, doppi auguri per i tuoi straordinari 16 anni, per quello che fai, per la tua famiglia, perché sicuramente è all'altezza di quello che hai detto. La stessa cosa vale per Davide, che ha un anno in più, 17 anni, e ancora successi già alle spalle, ma altri successi da annoverare nell'immediato futuro. Se posso aggiungere una prego, cosa, vorrei tutto fare quello che un vuoi. Grande ringraziamento alla società, i miei genitori, i nostri genitori, ma anche in particolare al nostro allenatore Vito Iaia e la sua moglie Alice Fancello, che ci allenano e diciamo ci mettono molto impegno. Hai fatto benissimo, perché spesso e volentieri noi promuoviamo i divi, diciamo gli atleti, i personaggi, però dietro c'è un lavoro che va sicuramente citato, quindi i preparatori, maestri eccetera vanno citati, e a loro veramente un ringraziamento particolare. Senza di loro non avremmo questo futuro, perché questo è presente ma anche futuro. Grazie Chiara, grazie a tutte e due di esistere, e grazie per quello che fate, e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito ancora una volta dall'H24 per Coffee Break. Alla prossima, grazie ancora.